Consiglio Comunale di Trasuera i documenti relativi agli accordi anticostituzione della provincia, si notava in modo anche, diciamo, come dire, sarcastico, che contrariamente a quanto concordato, tutti praticamente gli uffici statali centrali dello Stato previsti nell'impegno ad Olossola sono in realtà poi tutti finiti a Verbania. E quindi questo è una, diciamo, non è forse un problema che conviene sollevare in questo momento dell'ospedale, però è significativo. C'è un accordo proprio per la costituzione della provincia, sì o no? Quindi già questo spiega che il territorio ha delle difformità, ha effettivamente delle difficoltà, e credo che proprio per non aumentare quello che è il livello generale di disuguaglianza, il discorso del disagio logistico sia molto importante, e quindi noi siamo convinti come consiglio che va ricercata la soluzione più razionale, che vede in Domodossola, come è stato già ricordato, per la presenza della stazione internazionale e per il collegamento autostradale e così via, ovviamente non senza alternativa nel contesto della Ramucusiossola. Abbiamo fatto anche una riflessione su cosa significhi questo baricentrismo così molla, trattato a elastico, ogni zona rivendica il proprio baricentrismo. Ecco, il criterio dovrebbe essere esclusivamente geografico, in tutti i sensi, ovvero se esistono delle norme relative al torce e all'assetto idrogeologico che rendono impossibile prendere in considerazione vaste aree della bassa Ossola. Queste leggi purtroppo esistono, non dipendono dalla nostra volontà, ma esistono. E quindi ovviamente le leggi sono quelle, e ostinarsi a non vederle significa concretamente andare nella direzione che poi non ci consentirebbe di concludere alcunché, come appunto dimostra il passato. Il po' al contrario, non risulta che ci sia un'area identificata con questa precisione e con tutte le possibili autorizzazioni. Quindi credo che sia anche giusto fare un invito alla moderazione, perché a sentire certe dichiarazioni sembrerebbe che da Domodossola a Verbania ci siano 10 minuti, mentre invece da Verbania a Domodossola ci fosse un secolo. Questo ovviamente pone dei grossi interrogativi, cioè io non credo che in questo caso almeno possano dire campanilisti gli ossolani, che emerga anche un campanilismo come è sempre stato in tutta la provincia. In certe cose forse siamo noi, ma in tante cose adesso emerge proprio questo tipo di campanilismo. Allora, ricordava bene il sindaco di Formazza. Forse qui ci si rende conto che se il territorio ha la stessa dignità, chi vive nel territorio ha la stessa dignità, chi vive a Martignaga o a Formazza ci mette un'ora per venire a Domodossola, e per andare a Verbania, come tutti devono andare dagli uffici che sono a Verbania, ci mette un'ora e 40. Cioè, non so se questo è un paese normale, ma un'ora e 40 andare, un'ora e 40 tornare. Ora, voglio dire, diciamo anche una cosa, per venire da Verbania a Domodossola ci sono 40 minuti. Allora mettiamo sulla bilancia l'ora e 40 con i 40 minuti. Cioè, secondo me il problema veramente mi sembra non essere trattato nel giusto modo. Magari insomma, adesso c'è la botta calda, si capiscono le intemperanze, certe manifestazioni, diciamo, sulla decisione della regione, comunque decisione è, decisione resterà, comunque insomma si capisce, però forse va anche fatta questa considerazione. È stato richiamato il discorso di Omegna, ma ricordiamoci pure che se andiamo a vedere bene, da Omegna a Domo ci vogliono 40 minuti, da Omegna a Pallanza ce ne vogliono 30, e quindi voglio dire anche dal punto di vista logistico è tutto da discutibile, no? Quindi
direi che il discorso che oggi, oltre ovviamente all'unanimità di debutte dei sindaci che hanno l'unanimità dei sindaci che hanno dato, e con un ringraziamento particolare al sindaco di Piedimuleva, che effettivamente ha dimostrato una grande apertura, una grande disponibilità verso gli interessi dell'Ossola e di tutto il territorio. Io credo che la vera sfida che l'Ossola dovrà dimostrare di essere capace di fare l'ospedale buono nel migliore dei modi, anche per dimostrare al resto del territorio che non siamo in fondo gli ultimi peones.